Buongiorno, sabato, l'autobus viene alle 7:20, esco un po' prima oggi, mi devo incontrare alle 11 con una youtuber che è qui negli Stati Uniti per 2 anni, per motivi lavorativi del marito, e poi tornerà in Italia. E ci siamo visti 6 o 7 anni fa qui a New York, quando era venuta in vacanza. Però mi volevo fermare prima che mi incontro con lei a vedere la statua Love, che era per 4 anni, l'hanno levata per restauri, io l'hanno rimessa e la volevo andare a salutare. E lì in quel punto almeno 30 anni, però l'avevano levata per 4 anni per fare restauri e la vado a salutare. Quindi niente, auguro a tutti, se non vi saluto alla fine, un buon weekend. Lunedì è festa nazionale. E così ho 2 giorni di riposo. Ciao. Ok, sono da mamma, si dovrebbe incontrare fuori. Okay. Ma là c'è lo shop, sono dentro lo shop che sta piovendo. Però qua dentro MoMA c'è il giardinetto, che puoi entrare senza non devi pagare, ti siedi lì. Andiamo al design store mentre aspetto. Sì, c'è lo shop nel piano sotto del museo. Hanno troppe cose cute. Vado giù allo store. Vediamo che c'è di bello qui. So che non è vestita la mia. Ok. Ja, ja, das ist nicht richtig. Die Kosten werden sich. Die Kosten kann ich 40.
Eccola lì, ma non hai portato i bambini? Aspetta, aspetta. Ciao! Eccoci! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! E i bambini dove sono? I bambini sono dei nostri sponsor. Oh, non li hai portati a New York? Non credo proprio. Hai capito? Siamo in luna di miele. Oh, ciao! Io volevo conoscere Leonora. Ma noi volevamo stare da soli. Hai capito? Hai capito? È venuta a New York col marito, ma i bambini li ha lasciati in Kansas. Scusa, ma ci mancherebbe altro. L'altra volta avevamo la palla al piede numero uno, no? E a sto giro... Ma loro stanno tranquilli con i tuoi sponsor? Sono molto tranquilli. Hanno dormito bene, stanno bene, poi parlano ormai, sono native speakers. So. Parlano bene l'inglese. Tommaso è perfetto, eh? Perfetto, Tommaso ha un accento del sud, tra l'altro, quando vuole, che... Stiamo andando verso Rockefeller Center. Ok, ciao. Ecco, la statua è tornata a New York dopo 4 anni di restauro. Ok, andiamo. Ce ne sono una 50 in tutto il mondo. La prima di Robert Indiana è in un museo. Noi andiamo a vederla dopo 4 anni che l'hanno restaurata questa statua. Ok. Poi la rimettono nel posto dovrebbe, nel suo posto. Ecco. Ma ce ne sono tante. Ma questa è famosissima, sì. Quasi impossibile fare foto, sono troppo turistico di presto. Senti, ci siamo fermati a Dunkin' Donuts perché sta piovendo tanto fuori, era purtroppo l'unico posto che c'è aperto, vero? Alla vostra. Salute. Eccoci sull'autobus. Lucy mi sta portando nel suo posto preferito. Andiamo a mangiare gyoza. E poi loro, poi rilascio dopo questa, rilascio loro fanno i loro giretti che domani devono tornare in Kansas. Sì, purtroppo. Aspetta, qui. Aspetta, però vedo che si sposta la tua borsa qua, ok? Un po' là. Ehi, siamo da Tabata a mangiare il gyoza.
Guarda, mi sento troppo speciale. Pensavo che fosse un posto gigantesco, invece abbiamo la finestra qua davanti. Sì, perché non si capisce. Mi sento troppo speciale in questo momento. Mi fa troppo ridere. Ah, sì, sì. Proverò anche il plum wine in onore di Lucy. Lo proviamo oggi. Io prendo sempre da questa Starters il pollo fritto, care aghe, è troppo buono. Io prendo sempre da questi qui, prendo il gyoza, il care aghe e il pollo fritto che è troppo buono. E poi c'è il pesce fritto qui, lo vedi da qualche parte? Lo vedi qui, da qualche parte qui? Io prendo di qui. Ok. Ah, fried fish, eccolo qua. E io mi fido e quindi faccio. O altrimenti se... Ecco, abbiamo finito. Abbiamo fatto un buon pranzetto. Madonna, abbiamo mangiato benissimo. Allora, i gyoza sono buonissimi. Poi abbiamo mangiato il pollo fritto, il pesce fritto e i polpettini fritti. E io prendo un plum wine. Sì, e noi. E ora poi buonissimo. Ci, un po' ci salutiamo, le va a fare i suoi giretti. Sì. Oh Lucy, fai vedere il regalo, va. Io avevo visto una cosa che aveva Alessandra, che mi ero innamorata, infatti l'ho provata a cercare. E l'ho visto su Target, però non c'era. Guarda cosa mi ha regalato. Lo adoro. Bellissimo. E l'ho visto su Target, ma non avevano questa stampa scozzese. Guardate cosa mi ha regalato. È troppo bello. E il quanto. Con i due strofinacci per la cucina, ma guardate che tenere. No, che carino. L'ho visto su. L'ho lasciato anche una mia amica, due amiche, che l'avevo visto su Target, però non era bello come questo, no? Allora, grazie. Ah, io sono troppo felice. E come sapete io non sono molto, non dimostro molto di essere affettuosa, ma lo sono internamente. No, anch'io sono così. Siamo, che segno senso? Siamo due bloccate, Ariete. Che è andata che mese? Aprile. E sono di maggio. Che giorno di aprile? 5. Ok. Tu sei Toro. Sì, è che io non come, sono sempre come molto, quell'altro, il marito. Sono molto emotiva, però non sono molto. Non esterni molto. No, anch'io. Sono molto. Come si dice così? Perché tengo tutto interno, però ho molto empatia. Sì, e mi aiuta a piangere per tutti qualsiasi cosa. Anche io sempre. Io piango per qualsiasi cosa. Io vedo un cane che zoppicante per strada, lacrime. Vedo. Io guarda, non posso vedere gli animali soffrire, a parte che non mangiamo carne, però era buonissimo. Vabbè, ok. Ora io e lei ci salutiamo e lei va a girare in New York col marito. Sperando che non piova più, ma non e noi ci vediamo tra 7 anni. Ciao, con la manina.